Buongiorno, oggi stiamo nuovamente insieme. Oggi facciamo una ricetta molto semplice, molto gustosa e è una ricetta tipica proprio del nostro territorio. Addirittura noi qui a Sellano facciamo pure una sagra dedicata a questo piatto, diciamo. È la fogliata. La fogliata è una sfoglia di pasta molto sottile, fatta semplicemente con farina, ogni chilo di farina diciamo un uovo, sale, olio e basta. Viene impastata, viene poi lasciata riposare per un po' e poi stesa con il mattarello, preferibilmente, oppure chi vuole anche con la macchina per la pasta, e poi verrà riempita con la bieta lessata, battuta a coltello e condita con olio, sale e pepe. Adesso incominciamo con fare la pasta. Mettiamo la farina a fontana, circa un chilo, ogni uovo. Aggiungiamo un uovo. Un pochino di sale, un paio di cucchiai di olio e incominciamo a impastare aggiungendo piano piano l'acqua. Questa è una pasta povera, un impasto povero. Che verrà molto friabile, però ci aiutiamo con le mani. È un piatto molto antico che si è sempre cucinato da noi. Deve rimanere abbastanza morbido. Deve essere lavorato abbastanza in modo che rimane bello liscio e più facile dopo per essere steso. È bene sempre tenere pulito il piano di lavoro in modo che si lavora meglio il pasto. Okay. A mano che uno impasta viene sempre più bello, più liscio, composto. Io in ultimo metto due gocce di olio in modo che la pasta rimane anche più lucida. Il primo impasto è pronto. Allora, adesso si mette con un pochino di pellicola e si fa riposare un paio di ore. E eccolo, dopo un paio d'ore di riposo. Questo è l'impasto pronto. Adesso lo stendiamo.
mettiamo un pochino di farina, mettiamo, e incominciamo. Facendo attenzione di non romperla. Per far sì che venga molto sottile, l'impasto non può essere tanto duro di consistenza, perciò è più difficile tirarlo col mattarello. Allora, per un po' si continua con il mattarello, poi si procede a mano. Adesso e lo stendiamo su una tovaglia di cotone in modo che la pasta si asciughi. Adesso, aiutata dalle mani, si tira più sottile possibile. Allora, le nostre mamme, le nostre nonne dicevano che la pasta era pronta quando si sarebbe visto il disegno sulla tovaglia. Secondo me ci siamo. Bella sottile. Togliamo un attimo i bordi. Questi li rimettiamo un attimo a riposare, che poi ricominciamo per altra pasta. La pasta si asciuga, quando è pronta farà un rumore tipo e si sente uno scricciolio piano piano. Faccio vedere il procedimento della verdura. Io normalmente uso bieta, la bieta è stata pulita, lavata, bollita e poi battuta al coltello per farla piccolina in modo che rimane bene dentro l'impasto. Ora viene condita con sale, un po' di pepe, olio extravergine di oliva, sempre un buon olio, e l'olio, la verdura dicevano che era ghiotta di olio, ne vuole parecchia, parecchio olio vuole. Viene girata bene. Allora, qualcuno mette anche il formaggio, un pecorino, parmigiano, a chi piace, si può mettere tranquillamente. Io preferisco di no, però è libera scelta. Perché la verdura, dopo essere cotta, viene strizzata, perciò poi tagliata, e quando mette l'olio ne vuole parecchio. Un pochino di sale. Ora aspettiamo che la pasta si asciughi. Bene. Ci vorranno un 10-15 minuti.
La pasta è asciutta, fa il rumore giusto. Allora, accendiamo il forno a una temperatura di 200-220 gradi e incominciamo a preparare la nostra fogliata. Va messa la bieta a piccoli mucchietti, che prenda tutto il composto della pasta, tutta la sfoglia. Cercando di metterla più possibile uniforme. La quantità della verdura dipende dal gusto delle persone, a chi piace con meno verdura, a chi piace con verdura abbondante, è libera di ognuno di noi. Oppure bastare. Mettiamo un filino d'olio. E incominciamo a rotolare. Ci facciamo aiutare dalla tovaglia. Prendiamo una teglia, poco porco olio sotto in modo che non attacchi. Incominciamo. Eccola qua pronta. Sembra un filo d'olio sopra. Il forno è pronto. La inclini. Ci vediamo tra poco quando sarà cotta. Sono passati circa 15 minuti, la fogliata è bella dorata, pronta per essere tolta dal forno. È preferibile appoggiarla su un piano di legno con un pochino di carta. Brucia un po'. Un ottimo profumo. Speriamo che anche il sapore sarà buono. Bella croccante. Ecco qua, è pronta per essere gustata. Appena rientra mio marito oggi sarà felice. Grazie mille, buon pranzo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.